Come era facilmente prevedibile, l'ingresso di Fabrizio Corona nella casa del grande fratello VIP ha scatenato un autentico putiferio. Il re dei paparazzi era stato invitato nel reality di Canale 5 per chiedere scusa alla sua ex Silvia Provvedi, molto risentita dopo che lui aveva dichiarato qualche settimana fa verissimo di non averla mai amata. Le scintille però non sono scoppiate nel confronto con la cantante del duo Le Donatella, ma con la padrona di casa Ilary Blasi, che non appena Corona è uscito dalla Porta Rossa ha iniziato ad incazzarlo per alcune storie su Instagram. Quando l'ex galeotto ha cominciato ad alzare la voce, la conduttrice ne ha approfittato per rimbangargli una vicenda di 13 anni fa, finita anche nell'inchiesta di Vallettopoli, il presunto tradimento del marito Francesco Totti con la showgirl Flavia Vento alla vigilia delle nozze, che sarebbe stato inventato ad arte da Fabrizio Corona. L'ex giocatore della Roma, nella sua autobiografia Il Capitano, ha fornito la sua versione dei fatti in merito. Mio fratello Vito, ha scritto il Pupone, fu contattato da Corona per un'intervista e delle foto compromettenti che mi ritraevano in compagnia dell'ex valletta di Teoman Mucari. Vito, ha raccontato Totti, a mia insaputa pagò 50.000 euro per acquistare il materiale scottante, che tra l'altro era solo un dattilo scritto firmato dall'Avento, nel quale c'erano ben poche novità rispetto a ciò che già era uscito sui giornali e soprattutto non esisteva nessuna fotografia. Un autentico bluff che Ilary Blasi ha rinfacciato senza mezzi termini a Corona. Ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti delle persone, gli ha urlato in diretta TV. Il fotografo, dopo l'attacco subito, ha risposto a muso duro. Tuo marito ha scritto una serie di cazzate. Purtroppo capita di essere traditi un mese prima delle nozze.